Gesù la verità, che nessun uomo potrà mai calpestare. Abbiamo trovato vita, luce, libertà, la gloria del Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Il Cristo ha vinto già. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore e avrà il coraggio di seguire la verità, chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Chiunque soffrirà, con Cristo regnerà, e la sua promessa che mai meno verrà, il suo messaggio di potenza e verità, già mai cesserà. Gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, Epistola dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi dal verso 12 fino al verso 28 e come sempre con tutto il cuore a Dio appartiene e non lo diciamo con la bocca, lo diciamo col cuore o meglio con la bocca del cuore, che ne dite? Siamo d'accordo? Sì? Con la bocca del cuore? A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria. E io dico sempre soprattutto perché è la cosa più importante, la nostra ubbidienza. E come risponde il popolo? Amen. Alleluia, spero che in questo momento anche tanti altri che non ci sentono stanno dicendo ai loro amen. Gloria al Signore. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e a essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Provate ogni cosa, ritenete il bene. Astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.
Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio e vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Bene, l'intestazione, quello che è il contenuto, lo leggiamo. Sono precetti vari. Cosa intendiamo? Precetti vari e saluti. I saluti noi ci rivolgiamo sempre, vero? Quando ci salutiamo, molti non sanno o molti trovano un po' strano che noi ci salutiamo tante volte con quella bella parola, pace. Alcuni rimangono un poco perplessi, ma forse un tempo era di più. Mi ricordo che quando ci muovevamo per qualche parte, nel momento che si diceva pace, anche se c'è chi ancora prima di noi, probabilmente diceva pace e bene. Ma noi abbiamo imparato a quello che il Signore ci ha insegnato. Il Signore ha detto sempre pace a voi e ha indicato anche a tutti i suoi discepoli e poi ai suoi apostoli di salutare con la pace. Perché? Perché la pace non è qualcosa che possiamo realizzarlo nella maniera carnale umana. La pace viene da una realtà divina, spirituale, profonda. Che la pace, bisogna vedere cosa intendiamo per pace. Tanta gente dicono di, parlano di pace, ma c'è la guerra. Si fa la guerra non soltanto a livello di quello che noi intendiamo come guerra, questo che può essere magari una realtà di nazioni, di popoli. È vero, ma la guerra viene, già abbiamo una guerra nelle nostre membra, perché ciò che noi vorremmo fare tante volte non riusciamo a fare. Perché? Perché in noi stessi c'è un combattimento interiore, un combattimento che viene da una realtà che proprio in questo passaggio biblico l'Apostolo Paolo evidenzia in una maniera perfetta per quello che è la nostra ancora trinità umana. Sì, perché come il nostro Dio, noi sappiamo che è un solo Dio matrino nella persona del Padre, diciamolo, del Figlio, dello Spirito Santo. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, e a differenza di tanti altri che queste cose non riescono proprio a recepirle, perché si ritiene, anche se le persone credono in una maniera spirituale, si parla molte volte soltanto di corpo e di anima, mentre non è così. Perché? Perché la parola di Dio si esprime in maniera molto chiara. Noi siamo composti in una personalità trina e abbiamo un corpo, abbiamo un'anima, abbiamo lo spirito, uno spirito. E tutto questo fa parte di quello che è, diciamo, la realtà nostra vitale. Abbiamo un corpo e la nostra carrozzeria, la vediamo di fuori, tante volte non ci piace nemmeno, è vero, tante volte, vedete che in questi tempi c'è proprio una corsa ad aggiustare la carrozzeria. I nasi troppo lunghi diventano più corti, le gambe si allungano, i seni devono essere fatti in una certa maniera, e c'è tutta una realtà che poi alla fine stiamo vedendo anche attraverso la televisione, sta condizionando tante, troppe persone. Un condizionamento continuo, un bombardamento mediatico che dà importanza a un corpo che sappiamo che poi alla fine gli anni passeranno. Ebbene, mi ricordo i personaggi di un tempo, tipo Osanda, non mi ricordo anche più il nome, la Osiris, vi ricordate? Arrivava con tutto il suo, e poi c'era una vecchiaia incombente che era praticamente dimostrata, perché poi soprattutto chi tiene il culto del corpo è una disgrazia nel momento che questo corpo man mano comincia ad avere tutti i segni, i segnali di quelle che sono le realtà dell'ossido del tempo. È un ossido del tempo che non salverà, non guarderà nessuno, ma pochi pensano a quello che è la realtà interiore, quello che è la bellezza che possiamo assumere e ricevere attraverso quelle virtù speciali che Dio ci dona, attraverso il suo Santo Spirito, ma anche attraverso una vita santa. Perché troppe volte, e molte, il mondo poi lo dice, io ricordo anche da ragazzo, c'era un'espressione che ancora tutti conoscevano, che il volto è l'espressione dell'anima. Ovviamente non si è mai parlato di spirito,
Perché? Perché la parola di Dio non la conoscono tanti, la conoscono pochi. Si parla solo dell'anima e sappiamo che l'anima in sostanza è quella parte che noi, una volta diciamo che il corpo, la carne è quella che si muove, è quella che si agita, no, quella è l'anima che si agita. Ed è lo spirito che frena l'anima, quello spirito che ci mette in comunione con Dio mediante lo Spirito Santo di Dio. E attraverso questa trasformazione, questa comunione, ecco perché il nostro Dio non lo si realizza a fior di pelle, non lo realizziamo nell'esteriore, ma lo realizziamo nel nostro interiore. E tutto questo ci viene dagli insegnamenti cristiani che vengono soprattutto dalla parola di Dio. Amen. E allora pochi danno questa importanza, invece quanto è importante. E sappiamo che di conseguenza quando si vive bene interiormente, quando c'è una autentica spiritualità, non il bigottismo, perché il bigottismo è soltanto una forma esteriore di una presunta spiritualità, ma non è spiritualità, perché lo spirito religioso è uno spirito infernale, non è uno spirito buono, anche se si presenta molte volte con una certa maniera, in un certo senso. No, lo spirito religioso non appartiene mai al Signore. Io ho tanti ricordi anche di testimonianze, ma anche di altri servitori di Dio. A volte nelle chiese abbiamo trovato persone che si esprimevano in una certa maniera, abbiamo poi scoperto che invece erano realtà che venivano dal maligno, perché quell'apparenza, tutto bello, tutto buono, io amo Dio, io amo il Signore, poi magari la vita è tutto il contrario di quella che è stata detta. Grazie al Signore siamo fuori da questa triste realtà. Noi vogliamo vivere secondo la volontà di Dio. La Chiesa che noi vogliamo, la Chiesa che noi abbiamo, la Chiesa che abbiamo. Ma per fede in questo momento dobbiamo dire la Chiesa che abbiamo e che vogliamo è una Chiesa che conosce la santità di Dio. E santità e santo sono espressioni molte volte confuse proprio dalla religione, perché il santo, la santificazione, la beatificazione sono termini che sono quelli che sono, ma vengono usati in maniera impropria, perché santo significa separato, appartato dal mondo, dalla mondanità, per essere al servizio di Dio. Alleluia! Diamo gloria a Dio! Io non so se provate gioia nel Signore, perché la nostra presenza qui è una presenza motivata dallo Spirito di Dio, che è il vicario di Gesù Cristo. Alleluia! Come lo dice la sua parola. E noi siamo fedeli alla sua parola. Non potremo mai cambiare rotta. E non vogliamo cambiare rotta. E non vogliamo assolutamente. Perché? Perché una volta eravamo nell'ignoranza spirituale, una volta eravamo portati a destra e a manca, una volta eravamo ancora, pensavamo di fare delle cose che andavano fatte per bene, ma quando il Signore ci ha donato la sua parola, che è la regola esatta, il regolo della nostra vita, noi sappiamo che ogni cosa deve essere fatta secondo non la nostra, ma la sua volontà. E la sua volontà è bella, meravigliosa, perfetta. Oh, che gioia abbiamo insieme di stare stasera. Abbiamo gioia? Proviamo gioia. Questo non è manipolazione mentale, questa è realtà spirituale. Amen. La manipolazione mentale abbiamo abituato a vederla fare anche da altri. Gente che è capace di ogni cosa. A volte sappiamo che anche l'essere umano psicologicamente è molto debole. Io prendevo un esempio tanti anni fa, quando nel mio lavoro secolare ero ancora in quello che era il servizio di una torre di controllo e avevo un collega che non era del militare come lo ero io all'epoca, il quale è una persona egregia, distinta, ma si accorgevamo che davanti a questa persona, una persona anche fisicamente ben messa, e come era debole, gracile in tante cose. Bastava semplicemente accostarsi a lui e dire: ma che c'hai oggi? Ti vedo un po' pallido. Ma che c'hai? Sei un po'... In quel momento quella persona stava male. E non ridiamo, questa è una realtà che riguarda tante, tante, tante persone. Perché? Perché fa parte della nostra vulnerabilità, fa parte della nostra, diciamo, umanità, carnalità.
Ma oggi so una cosa per lo Spirito di Dio, che quando sono debole allora sono forte. Quando siamo deboli siamo forti, perché siamo forti in Cristo Gesù il Signore. Il Signore ci rende forti nella nostra debolezza, pur riconoscendo le nostre debolezze, dobbiamo riconoscerle, perché umanamente, ecco lo dicevo prima, abbiamo quel combattimento interiore fra quello che è lo spirito e l'anima, diciamo la carne. La carne è solo, abbiamo detto, la carrozzeria, la parte esteriore, ma la battaglia interiore è dentro, tra lo spirito e la carne. E lo spirito non appetisce, non desidera le cose della carne, quindi dell'anima. Allora fra lo spirito e l'anima c'è un continuo combattimento, ma come dice la scrittura, la parola di Dio, in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. Bello questo, vero? Volete essere tutti vincitori? Ma è sbagliato dire vogliamo essere, lo siamo. Perché lo siamo, perché siamo nella presenza del Signore. Perché non siamo per un culto che ce ne andiamo a casa, poi ognuno fa quello che gli pare e piace. Siamo qui per servirlo, e servire il Signore non è nella Chiesa, è quello di portare buona testimonianza nel mondo, di essere, come dice questa parola, di mettere in pratica anche quelle che sono ancora delle situazioni, delle cose, delle realtà che il Signore vuole da noi, come abbiamo letto nei primi versi, e voglio riportarmi subito al passaggio. Ci sono dei precetti vari. Ecco, a volte ho paura di usare questi termini, perché anche il termine precetto ci ha portato molte volte a considerazioni di carattere religioso che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio. Ci sono i precetti umani. Noi vogliamo non i precetti umani, noi vogliamo i precetti che siano opera dello Spirito Santo di Dio. Date gloria a Dio con voi. Io sento il fuoco questa sera che si muove in mezzo di noi. E questo è bello, perché? Perché avvertiamo la viva presenza di Dio. Non prepariamo i nostri sermoni, non stiamo a preparare le nostre predicazioni, perché non abbiamo nessuna presunzione di avere delle qualità o delle velleità di carattere oratorie. Siamo qui perché vogliamo essere quel che siamo. Non vogliamo dire quel che non pensiamo, ma quello che dentro di noi voglia essere per noi ancora ciò che noi possiamo dire a noi stessi, agli altri e a quanti altri, per testimoniare la bontà, la misericordia, la gloria del Signore. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore. Alleluia. E allora questo, toccheremo diversi punti, anche se il nostro tempo è quello che è, ma li toccheremo in una certa maniera. E questa parola comincia con delle indicazioni precise, alla portata di tutti. Non c'è bisogno di fare studi approfonditi, non c'è bisogno di scendere nei meandri della teologia più profonda per capire queste cose. Sono alla portata di tutti. D'altronde vi voglio ricordare un'espressione che Gesù ha avuto, che il Padre si rivela ai piccoli fanciulli. E fanciulli ovviamente si ha a intendere nella semplicità, non nella umanità di fanciulli, perché fanciulli per la semplicità. Il Signore si rivela ai semplici, alleluia! E in questa semplicità noi possiamo recepire gli insegnamenti profondi, soprattutto pratici, per seguire la via che il Signore ci ha indirizzato. E qual è la via? Quella che conduce al cielo. Al cielo? Ora è tempo di guardare verso il cielo, dice un cantico, vero? I segni sono già apparsi, non c'è bisogno che appaiano i segni. I segni ci sono, ma c'è un segno più grande, non è il segno di Costantino, perdonatemi, non voglio essere polemico, in questo segno tu vincerai, ed è stata la distruzione di una chiesa spirituale che diventava una chiesa politica. Assolutamente, oh, si festeggerà, pare che fra qualche anno si festeggerà ancora, quanto sono gli anni di Costantino, quello che è stato il cristianesimo, ma dobbiamo dire che quando si uniscono delle cose che non sono ancora assimilabili, alla fine si perde proprio quello che è il principio. E il Signore Gesù cosa ci ha detto? Dai a Cesare quel che è di Cesare, ma dai a Dio, date a Dio quello che appartiene a Dio. Non si può fare una confusione o un miscuglio, ogni cosa ha le sue importanze.
E questo vogliamo pregare anche per la nostra nazione, anche per i nostri politici. Vogliamo chiedere al Signore che siano veramente ancora uomini che possano recepire la volontà di Dio, che ci sia veramente un cristianesimo che non sia quello di facciata, perché noi sappiamo che la vera libertà ce l'abbiamo proprio in virtù di quei sentimenti che vengono dagli insegnamenti della parola di Dio. Amen! La mia parola, forse in questo momento il mio parlare potrà sembrare duro, ma è parola dell'Eterno Dio e io voglio tagliare sempre rettamente questa parola. Non posso assolutamente uscire fuori da questi limiti. Perché? Perché ho la mia grande responsabilità che diventa anche la vostra davanti al Signore. E allora, ora fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono. Qui si intende termine ammonire, cioè che in un certo qual modo vi insegnano, vi danno delle istruzioni, e di averli insomma stima nell'amore per la loro opera. Allora, è una parentesi che molte volte come credenti dimentichiamo. Perché? Perché noi non abbiamo un sacerdozio come era ai tempi dell'Antico Testamento, che poi è stato riproposto in altri ambiti. Il nostro sacerdozio non c'è più, perché Gesù sulla croce ha concluso l'epoca del sacerdozio, perché il sacerdote aveva soprattutto un compito, quello di offrire sacrifici. E Gesù ha offerto sulla croce sacrificio più grande. Cosa ha fatto Gesù? Fratelli, cosa ha fatto Gesù? Perdonatemi, desidero che lo diciate voi con la vostra voce. Ha pagato un prezzo che nessuno poteva pagare. Gesù ha lasciato la sua vita terrena sulla terra, essendo vero Dio, si fece veramente uomo e ha dato il suo sangue. E il suo sangue ancora oggi, in virtù di quello che è stato quel sacrificio, noi conosciamo una realtà gloriosa, meravigliosa: il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni contaminazione, quindi da ogni peccato, da ogni trasgressione. E allora il Signore ha costituito, molti pensano appunto tante volte, e lo diceva un medico, un caro dottore pochi giorni fa, l'ho ripetuto in qualche occasione, un giorno questa persona così amabile che ancora prende molte volte cura della mia persona e in maniera devo dire del tutto gratuita, mi disse pastore, come si diventa pastore? In quel momento l'ho detto più volte, dico la stessa cosa, mi sembrava una domanda da 10 milioni di euro, neanche di dollari. Perché? Perché spiegare a qualcuno come si diventa pastore. E qui la parola ci parla della vocazione, della chiamata. Oh, quanti pensano di diventare pastore soltanto perché fanno qualche cosa in chiesa? I ministeri vengono da Gesù Cristo! Gesù è il Signore dei ministeri, è colui che li dà. Efesi capitolo 4, ed egli ha fatto dei doni agli uomini e ne ha costituiti primieramente molti fratelli, anche servitori evangelici, vogliono in certo qual modo diminuire, sminuire, ma la parola di Dio non è mai cambiata e mai cambierà, perché la parola di Dio è perfetta. E ne ha costituiti primieramente apostoli, cominciando dall'alto, e poi profeti, e poi evangelisti, e poi pastori e insegnanti, dottori, per il perfetto adunamento dei santi per l'opera del ministero. Questa è parola di Dio. Come si diventa? Ma come si diventa? Io, se avessi dovuto pensare a quello che penso oggi, non lo sarei mai stato. Io sognavo ben altre cose. Con la mia esperienza aviatoria, con il desiderio del cuore, anche che veniva da una realtà del lavoro di mio padre che non ho conosciuto, perché mio padre all'età di 26 anni in un aereo con altre 8 persone precipitava e moriva a 26 anni e mi lasciava orfano a 8 mesi. Io avevo dentro di me, nel sangue, la passione per gli aeroplani. Mi sarei visto comandante di un grosso jet. Prima ho cominciato a volare su piccoli aeroplanucci. Vedevo il mio futuro, lo vedevo in quella maniera. Quella era forse la mia chiamata. Per tanti anni ho fatto un lavoro poco pagato all'epoca, molto ben pagato oggi. Ero controllore del traffico aereo,
mi piaceva, lo facevo veramente con grande desiderio. Sono ancora colleghi che si ricordano di me, forse sto ricordando anche attraverso la televisione, e devo dire era qualcosa che faceva parte del mio naturale, possiamo dire, l'indole che veniva in maniera naturale. Ma il Signore cambiò la mia vita quando Gesù viene a abitare nel cuore, cambia ogni cosa. E oggi mi faccio portare in aereo, ma preferisco volare insieme a voi per quello che è la volontà di Dio, per l'opera di Dio, quella Chiesa che deve spezzare le catene e continua a spezzare le catene, quella Chiesa che deve dare speranza a quelli che non ce l'hanno, quella Chiesa che deve sostenere e deve sostenere le debolezze degli altri, quella Chiesa che deve incoraggiare chi va incoraggiato. E su questo potremmo dire tante cose, e ne abbiamo parlato in questi giorni. Ho trovato un articolo che mi ha tanto onorato sul nostro programma, che riguardava appunto l'espressione di un fratello che ancora ha portato, diciamo, una spiegazione, ha dato diciamo una sua interpretazione a un piccolo libricino fatto di piccoli pensieri, che diceva proprio questo, parlava del momento in cui abbiamo bisogno di aiutare coloro che sono scoraggiati. E questo riportava un punto in cui diceva: io stesso sono stato e sono molte volte scoraggiato, ma come servitore di Dio siamo tenuti a dar coraggio agli altri, a non scoraggiarci noi, a rinforzare. E questo è bello, è quando vedo e vediamo che un popolo comincia a seguire il Signore, quando vediamo persone come abbiamo visto tanti di voi, tutti noi, perché noi siamo stati salvati dalla grazia di Gesù Cristo. Prima di essere ancora pastori, prima di avere ministeri, siamo stati credenti, siamo stati quelli che il Signore ha chiamato, e nella chiamata il Signore poi man mano sta facendo crescere per quello che è l'ordine del ministerio, senza infatuazioni, senza presunzioni. Ma mi direte: non tutti sono così. Ma fratelli miei, voi sapete che dove c'è loro denaro contante c'è anche denaro falso, ma si riconoscerà bene dove c'è l'autentico e dove c'è il falso, perché questo fa parte proprio della vita umana, fa parte di un qualche cosa che non appartiene solo oggi, appartenuto da tutte le epoche e appartenerà sempre. Noi siamo portati a fare quello che non volevamo. Molte volte ci siamo trovati in un ministerio e qua io penso tutti i fratelli, tutti i servitori possono confessare e dire: ma io non ho mai pensato di essere, perché quelli che pensano invece di esserlo volontariamente sono quelli che il Signore non chiama. Non so se mi piace questo, perché è il Signore che stabilisce. La vocazione non è qualcosa che deve nascere dalla nostra ambizione, dalla nostra presunzione. No, la vocazione nasce dalla chiamata. Vocazione significa appunto chiamata. Io spero che il Signore chiami ancora tanti altri. Che il Signore continui a chiamare tanti altri. Fedeli servitori che tagliano la parola di Dio. Vedete, tra le altre cose, i nostri ministeri sono ministeri che ci portano a vivere anche nella società. Ministeri, è raro qualcuno. Oggi io rappresento uno dei privilegiati servitori che ho avuto il privilegio di avere a suo tempo una pensione e ho potuto servire il Signore a tempo pieno. Ma la maggior parte dei servitori fanno il loro lavoro secolare, fanno le loro attività e poi si dedicano al Signore. Non hanno la possibilità e né la capacità economica di sostenere, però l'opera va avanti, sì o no? Il Signore è con noi, il Signore continua a benedire. Perché? Perché c'è da dare e non da ricevere. È scritto che è più bello il dare che il ricevere. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore? E allora rispettiamo i servitori. Rispetto cosa significa? Questa parola quasi me la vogliono far cancellare. Questa parola mi ha creato tanti problemi in una certa occasione che ve l'ho detto. La parola rispetto, mi sembra che qualcuno non capisce proprio cosa significa rispetto, e pare che sia dispetto invece di rispetto, ci sia la D invece della R. No, il rispetto è umano, il rispetto è divino. Dobbiamo anche saperci rispettare gli uni verso gli altri, dobbiamo avere un rispetto che il Signore lo decreta. Primo rispetto è verso Dio. Dio va onorato, Dio va glorificato.
E poi ci vuole il rispetto l'uno verso l'altro, e lo vediamo anche nelle parole che andiamo a esaminare in questo passaggio biblico, che credo che devo anche accelerare perché il tempo ne è poco, c'è da dire molte cose, è vero o no? E allora dobbiamo dire di averli di somma stima nell'amore per la loro opera. E poi dice: vivete in pace fra di voi. È necessario questo, no? Gesù è il principe della... Dite la voce alta, non l'ho sentito. Gesù è il principe della pace. Dobbiamo vivere in pace fra di noi. Amen. Anzi, è scritto in qualche passo: quanto a voi, vivete in pace con tutti. Quanto a voi. Poi se gli altri non vogliono vivere in pace, non deve essere mai nostra colpa. Noi dobbiamo vivere in pace. Per vivere in pace dobbiamo essere nella volontà di Dio. Amen. Siamo d'accordo? Gloria al nome del Signore, è una parola profonda, è una parola però che il Signore voglia dare a tutti, quella comprensione indispensabile. Poi, ascoltate bene, ora fratelli vi esortiamo ad ammonire i disordinati, qui il significato è diverso, non è più di insegnare, ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere ancora pazienti verso tutti. Quello che è l'ammonimento è un'azione d'amore e non un'azione di forza o di quello che può essere di castigo. Ricordiamoci, Dio è amore. Non ho sentito molto chiaramente la voce di tutti. Dio è amore. È solo Dio, è perfetto amore. Gloria al nome del Signore. Per cui vogliamo continuare ancora a confortare gli scoraggiati, e quando ce ne sono? Nella vita, quando ne troviamo. Grazie al Signore, molta parte di popolo che arriva, arriva scoraggiato, cioè senza forze, senza speranza, senza niente. Quanti si tolgono la vita? E voi pensate che sia una cosa normale togliersi la vita? Ho detto molte volte, se io mi devo fare soltanto, mi devo pungere solo il dito, mi devo stare attento a non sentire dolore. E penso che come me siamo tutti quanti. Come fanno persone che si tolgono la vita? Abbiamo assistito anche ultimamente a un personaggio del cinema, a 95 anni. Che gli è successo? C'era già un padre ereditario, un padre che già se l'era tolto molti anni prima. Ma un uomo che arriva anche a 95 anni, non voglio fare un giudizio, per carità, lungi da me il giudizio, ma è com'è difficile. Eppure tanti se la tolgono. C'è tanta gente, vediamo quanta gente pensa che la soluzione dei propri problemi è quello di cancellare la propria vita umana, senza rendersi conto che i problemi cominciano proprio in quel momento. Perché? Perché noi siamo ancora proprietà, oggetto di proprietà di Dio. Nessuno può togliersi la propria vita, la vita non ci appartiene, la vita ci è donata, ci è data. Ovviamente se la viviamo in una maniera disordinata, se la viviamo in maniera sbagliata, sarà una vita che ci porterà triboli e spine, ma se la viviamo spiritualmente il Signore ci sosterrà, ci aiuterà, ci guarirà, ci benedirà, ci porterà avanti di valore in valore. Amen. Guai trovarsi in queste condizioni, eppure quando la gente è scoraggiata, si abbandona in tutte le cose, sta, pensa che risolve così, perché poi il maligno lì c'entra, il maligno molte volte non si vuole credere, il diavolo non esiste. Questo, al diavolo adesso è bene detto che fa comodo questo, che non esiste. Cioè, se lo chiamate diavolo c'è il male, non lo volete chiamare diavolo, non lo volete chiamare demoni, chiamatelo però il male. Ma noi conosciamo il bene, abbiamo conoscenza del bene. E vogliamo continuare nel bene. Alleluia, gloria al nome del Signore. E purtroppo, ripeto, avrei bisogno di più tempo per questa parola, ma tante volte non sono io che lo stabilisco, il tempo è quello che ancora abbiamo a disposizione, gloria al Signore. Quindi dice questa scrittura: guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Ah, dovrei sottolineare tante di quelle cose. Noi dobbiamo fare il bene, ma a me mi fanno il male. Dobbiamo fare occhio per occhio, dente per dente. Questa è una regola dell'Antico Testamento dovuta a un'umanità diversa.
Cristo ci ha insegnato a fare il bene e soltanto il bene. E chi dice il male dovete fare il bene. Anche nella parola poi troviamo scritto. E lo troviamo scritto che bisogna accendere dei carboni sul capo di coloro che si ritengono nemici, di quelli che fanno del male, se noi facciamo il bene. E siamo tenuti a fare il bene. Vogliamo fare il bene, vogliamo dirlo insieme? Vogliamo fare il bene. Ma il bene lo possiamo fare se abbiamo il bene dentro di noi. Non possiamo fare il bene se non ce l'abbiamo. E il bene ce l'abbiamo quando? Quando siamo nella comunione con Dio, quando facciamo, ci sforziamo a fare la volontà di Dio. Gloria al nome del Signore. Adesso vi do dei bei versi. Siate sempre allegri. Non allegretti. Allegri. Allegri. Mi sta arrivando. Io sono allegro. Poi dice quel cantico, io sono allegro. L'allegrezza nostra non è l'ilarità, è un'allegrezza spirituale. È consapevolezza della benedizione e della presenza di Dio. Se siete d'accordo, dite il vostro amen. Amen. Gloria al nome del Signore. E mi direte, ma non possiamo fare essere sempre allegri? Ci sono tanti problemi, i figli, la casa, la società, le finanze, l'economia. Ma sappiamo che il nostro Dio è colui che provvede ad ogni bisogno? Ma ci credete o no? Lo crediamo alla parola di Dio? Io sarò con voi in ogni tempo. Infino, alla fine. Gloria al Signore. E sappiamo che Egli non ci darà mancamento assoluto di niente. E vediamo se questa amen cresce. A meno male. Mi stavo preoccupando, dico forse qualcuno non sarà d'accordo a tutto questo. Gloria al Signore. In ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù. E poi dice non spegnete lo Spirito con la S maiuscola, cioè non spegnete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quella fiamma che arde non deve, e non si spegne, è quella fiamma che ancora purifica, è quella fiamma che fortifica. Lo Spirito Santo è Dio, gloria al Signore, gloria all'Eterno. Non disprezzate le profezie, e questo fa parte dei doni carismatici, e non possiamo andare oltre per questo, ma ci sono le scuole bibliche a cui dedichiamo tanti insegnamenti. Poi è importante questo, provate ogni cosa, ritenete il bene, e ce n'è un'altra ancora particolarmente importante nel verso 22, astenetevi da ogni apparenza di male. Che noi ci dobbiamo astenere da ogni male, siamo d'accordo, vero? Sì o no? Ma dobbiamo essere maggiormente d'accordo ad astenerci anche davanti ad ogni apparenza di male. E allora bisogna fare molta attenzione anche a questo verso. E a questo punto andiamo verso la conclusione, il verso 23. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e qui siamo a quello che abbiamo detto prima, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Alleluia! Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Lo farà? Amen. Io voglio cambiare il verbo. Lo fa. Amen. Andiamo a dire insieme, lo fa. Amen. Poi notate, c'è una parentesi importante. Una parentesi dice: fratelli, pregate per noi, ne abbiamo tanto bisogno. Il verso iniziale in cui abbiamo parlato anche dei servitori ci fa capire quanto è importante l'opera del ministerio. Io penso che tutti voi pregate per tutti quanti noi, no? Non solo quando siamo ammalati. In una certa occasione so che avete pregato tanti, il Signore ha risposto. Quando è nella sua volontà ci risponde, certo. Quando arriva il momento che ci chiama a casa, sappiamo che anche quello è normale, no? È naturale anche quello. Ma non dovete pregare soltanto quando ci ammaliamo, anzi, quante volte ci ammaliamo e non diciamo niente. È stata una sorella che ha scritto un messaggio e mi diceva: fratello, io noto una cosa, che tu in ogni circostanza, anche quando non ti senti bene, dice ringraziato sia il Dio. E mi chiedeva qualche cosa di spiegazione, non gliel'ho mandata, per la verità l'ho ritenuta molto superflua questa risposta, ma la posso dare anche pubblicamente. Cioè, tu ringrazi sempre il Signore.
Io lo ringrazio perché il Signore mi fa dare e mi aiuta a fare cose mentre tanti altri queste cose non riescono a farle. E sempre misericordia di Dio. Sappiamo che il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se il Signore fa piovere anche sugli ingiusti, quanto maggiormente ancora fa piovere sui giusti intesi nel senso biblico, non giusti perché sono perfetti, perché siamo giustificati per fede, in virtù di che cosa? Di Gesù Cristo il Signore. Amen. Gloria al Signore. Per cui ancora sappiamo questo, che in ogni maniera noi dobbiamo sempre ringraziare Dio, anche nel momento che non ci sentiamo bene. Quante volte preghiamo per voi e voi non neanche lo sapete che magari, fratello, prega per me, c'è un mal di testa che non finisce mai, fratello. Dobbiamo dirvi, ce l'ho peggio di te? Però sapete il miracolo più grande? Vedeste quante volte, mentre non stiamo bene e preghiamo per voi, noi stiamo tutti quanti bene. Passa ogni cosa. Sia benedetto il nome del Signore. Questa è la realtà della presenza di questo grande e meraviglioso nostro Dio che è spirito e verità. Alleluia! Fratelli, pregate per noi. Adesso lo diciamo, no? Vogliamo dirlo tutti insieme. Fratelli, pregate per noi. Vedete che bella mente. Gloria al Signore. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio, senza pericoli di altre malattie, di cose. È venuto un tempo che ricordo che adesso è passato, ma è arrivato un tempo in cui nessuno si accostava, ha paura dell'AIDS, era Bavaria, non si dava più, la parola dice salutatevi col santo bacio della carità, vero? Per dire, ma noi grazie a Dio ci salutiamo, vero? Ci salutiamo con amore e questo sappiamo che anche questo è gradito al Signore, alleluia! E poi dice, vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli anche ad Aversa. Amen. Oh, perdonate, ho aggiunto io anche ad Aversa. Ma credo che il Signore non me voglia, perché? Perché questa parola è per tutti quanti coloro che si sentono fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Amen. E posso anche salutarvi in questo momento e posso anche concludere col verso 28. E anche se molto rapidamente, credo che con l'aiuto di Dio abbiamo ancora analizzato, ricevuto il consiglio della parola di Dio. E col verso 28 io concludo insieme a voi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi e dico amen. E diciamolo insieme. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo, voglio rivolgere poche parole di preghiera, anche perché ancora questa nostra realtà che viene anche attraverso la televisione, adesso lo ricordo io, sarà anche trasmessa su un altro programma di un'altra emittente che conoscono molte, si chiama Gesù è il Signore. E io voglio pregare anche per quelli che non sono ancora in questo momento in comunione con noi, saranno su un altri canali, in altre maniere. Vogliamo pregare insieme, amen. Chiniamo il nostro capo. Padre Santo, Padre Buono, vengo a te nel nome di Gesù per ringraziarti e glorificarti con tutto il cuore per la tua presenza e per la tua parola, Signore. Signore, non farci dimentichevole di questa parola. Ravvivala mediante il tuo spirito nella vita di ognuno di noi, affinché non soltanto possiamo essere uditori, ma possiamo essere soprattutto facitori della tua parola. Benedici quanti in questo momento sono sconfortati, quanti in questo momento sono avviliti, quanti in questo momento sono scoraggiati in questo istante. Signore, mediante lo Spirito tuo Santo, toccali, Signore, benedicili, te lo chiediamo e te lo chiedo nell'unico nome di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Più povero, forte no, più debole, cieco ma posso vedere ciò che più debole, cieco ma
della grazia. Dio lava i peccati miei tra le braccia sue paterne, trova in pace sogno sei, anche quando cado tu.
se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come David. Io canto. Di Dio si muove in me, io lodo come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come David. Io lodo. Desire.